Simo. Buongiorno a tutti. Ciao. Si avvicina la tappa di Napoli, sì. Seguita da quella di Firenze. Sì. Come è andata a Milano? A Milano, io sono di parte naturalmente, però a Milano mi sembra che sia andata bene, le persone sono state molto contente, avevamo una modella molto bella a disposizione, la giornata è andata molto bene. Tra l'altro la cosa interessante da dire rispetto a Napoli è che c'è, abbiamo visto molto interesse, ma c'è molto interesse anche da parte di persone di Roma, perché la data di Roma è un po' distante, quindi sì. È dopo l'estate. E quindi invitiamo gli amici di Roma di venire a Napoli. Lo studio sarà raggiungibile anche con i mezzi pubblici, quindi sono due fermate di circumvesuviana dalla stazione, per cui insomma chi volesse partecipare è invitato a farlo. Per ricapitolare che cos'è l'argomento del corso, abbiamo fatto un percorso lungo tutta la giornata in cui siamo partiti sì. dai semplicissimi speed light sì. con dei diffusori molto semplici sì. e man mano durante la giornata abbiamo alzato l'asticella fino ad arrivare a una situazione, se non ricordo male, che abbiamo costruito con sì. 5 flash. Sì, 5 o 6, sì. Ok, ricostruendo un'immagine che uno dei corsisti ci ha sfidato esatto. a rifare. E quindi è stato molto divertente perché ovviamente in ogni situazione tutti i partecipanti hanno potuto scattare, sì. hanno potuto provare anche le attrezzature Fujifilm, sia la serie X che la serie GFX. Noi abbiamo i trigger, abbiamo la possibilità quindi di farvi scattare in ogni situazione per farvi portare a casa le vostre immagini e capire fino in fondo come abbiamo costruito la luce, come si arriva a determinati sì, risultati. La cosa che io dico sempre a chi mi chiede informazioni è: questo è un corso adatto sia per chi ha paura del flash, cioè chi non l'ha mai usato, pensa che il flash faccia una luce brutta, dura, invece questa foto che adesso facciamo comparire, ok? Questa è stata fatta con un flash e tra l'altro è stata fatta con uno speed light questa. Sì, esatto. Quindi la cosa interessante è che anche con uno speed light, utilizzando degli ombrelli, dei diffusori molto semplici e anche piuttosto economici, si possono ottenere dei buoni risultati. Quindi si parte da chi appunto è assolutamente digiuno di queste competenze per poi salire, e abbiamo visto che abbiamo fatto tante fatture a professionisti, quindi sì. c'erano molti colleghi professionisti che hanno partecipato. Tra l'altro, diciamo un'altra cosa, ci sono delle agevolazioni per gli iscritti a ANFM e anche per l'Associazione dei Fotografi di Bambini, mettiamo poi chi fosse interessato il link qui sotto, quindi contattateli per avere il codice, perché appunto c'è un piccolo sconto, ma crediamo che sia un segnale interessante, proprio perché vogliamo fare in modo che anche i colleghi professionisti non siano più spaventati o comunque abbiano un rapporto col flash molto più naturale, perché il flash può avere una luce molto dura, se la volete dura, oppure può avere una luce anche molto, una carezza insomma, una luce molto morbida. Quindi vi aspettiamo, Napoli. 17 marzo, sì. Firenze 24 marzo, poi su www.maxesimointour.com potete trovare tutte le date e ovviamente prenotare direttamente dal sì, sito. Esatto, i numeri sono limitati, non apriamo a 50 persone, sono al massimo 15 persone, qualche data di Napoli è già stata riservata, prenotata, qualcun'altra di Firenze è stata prenotata, quindi affrettatevi perché appunto da oltre 15 non accettiamo nessuno. A grazie! Presto. Ciao! Ciao.